La crisi energetica ha fatto salire il prezzo del greggio a un tot di morti al barile. Ma qui nessuno sembra essersi accorto di niente. I distributori funzionano 24 ore al giorno, e anche gli albanesi. Ora puoi fare il pieno senza scendere dalla macchina anche alle 4 di notte. C'è sempre un omino imbacuccato che ti aspetta vicino alle pompe e all'occorrenza ti cambia pure le banconote se ti mancano i pezzi piccoli da inserire nella macchinetta. Tua macchina ha lasciato te a fette, signor? Mica solo la macchina. La macchina l'ho data via prima che mi fottesse il cervello definitivamente. Una macchina non saprei davvero dove cazzo parcheggiarla a questi tempi. E poi c'è la benzina, che costa quanto costa, chiaro, e il traffico, e quei cazzari incravattati e i loro scooteroni che si infilano dappertutto. Ti passano a destra, a sinistra, ti si buttano sotto le ruote. E mentre cercano di farsi ammazzare in tutti i modi, parlano al telefonino, reggono la 24 ore tra le ginocchia e fanno l'occhiolino a qualche fica che cammina sui marciapiedi. Gli scooteroni e chi li guida, quelli sì che si credono dei dritti. A detta loro sono riusciti a fregare le code sul raccordo e i parcheggiatori abusivi. Sono pieni di gadget per fregare anche il freddo e la pioggia. Arrivano in anticipo agli appuntamenti di lavoro fregando sul tempo i loro concorrenti. Sono davvero dei tipi dinamici. La maggior parte di loro crepa lì, nelle ambulanze bloccate nello stesso traffico che loro credevano di aver fregato. Poveri stronzi. Se ne accorgono sempre troppo tardi che gli unici che sono stati fregati sono proprio loro, inculati dal concessionario nell'attimo stesso in cui firmano il contratto di acquisto. Scooteroni e macchinette 50. L'anticamera dell'inferno. All'inizio credevo fossero loro il problema. Quei bamboccetti dai capelli appiccicati al cranio con le loro macchinette scorreggianti. Bidonacci di latta e plastica che ansimano in salita e non si vedono dal parabrezza di una comune macchina. I kamikaze d'Occidente. Non puoi nemmeno tirarli fuori da quelle scatolette e ripassarteli come vorresti, perché loro rompono il cazzo come adulti, ma sono minorenni. E non si può picchiare un minorenne. Se mi tocchi te denuncio, cioè, hai capito come? Cioè... Pensavo che forse però avrei potuto picchiare i loro genitori. Ma non si può fare neanche quello. È gente importante, avvocati, notai e via così. E non si può rompere il culo a un notaio né a un avvocato. Sta di fatto che avvocati e notai sono tra gli scooteristi più accaniti. Papà! All'inizio credevo che fossero tutti qui i problemi. Prezzo del greggio, traffico, scooteroni, macchinette, parcheggi. Mi sbagliavo. Ti lascio Bob Marley, però David Bowie me lo porto via, va bene? Va bene? Si fa così. Bowie è indubbiamente più trendy. E poi Bob non ce lo vede insieme a roba tipo Buddha Bar, Caffè del Mar, e cagare. Smettila di fare così, queste sono solamente cazzate, lo sai. Dimmelo tu come devo fare, no? Tu sai tutto. Sei quella che fa i briefing, che esce a fare il brunch, che non frequenta loser, che guida una City Coupé. Olè. Ciao Michè. Soluzione. Quale soluzione, Claudia? Non esiste. Ti giuro che ci ho provato a trovarne una. Ma non esiste. Torna da me. Ti stanno prendendo in giro, non lo vedi? Che cosa hanno fatto loro per risolvere il problema della caccia alle balene? Il disarmo nucleare? E l'abusivismo edilizio, eh?
Cosa hanno fatto loro che io non ho fatto? Claudia? Loro hanno inventato la smart, che ha risolto tutto. Sì, perché è comoda. Smart, acuto, pungente, aspro, forte, severo, mordace, doloroso, vivace, sveglio, intelligente, abile, attivo, brillante, spiritoso, elegante, attillato, alla moda. Grazie alla Smart, il tempo perso a cercare parcheggio ormai è solo un lontano ricordo. Il tempo risparmiato può essere utilizzato in mille altre maniere. Aiutare gli anziani, leggere un libro. Il catalogo suggerisce lo shopping, perché in ogni caso, anche dopo lo shopping, resta abbastanza spazio per chi guida, per chi gli si siede accanto e per tutti i pacchetti. C'è il cambio soft tip, che risolve il problema di schiacciare la frizione, o meglio ancora il cambio soft touch, quello manco lo devi toccare. Torna pure in prima da solo a vettura spenta. Così uno non deve stare a ricordarsi tutto e si può concentrare su una cosa sola, magari lo shopping. Alla ricerca della lotta contro la depressione, scoprendo il segreto del buon umore nel bottone che aziona la cappotta trip top della versione cabrio. Passi avanti nella prevenzione e protezione del cittadino, inventando sistemi intelligenti come la cellula di sicurezza Tridion, la struttura sandwich, i crash box. La Smart all'ESP e il break assist, più convincente di qualsiasi santino magnetico da cruscotto, fosse pure Gesù Cristo in persona. Sistemi elettronici di controllo della stabilità. Ce ne avessi avuto uno anch'io di questi sistemi. Eccola. Al minimo cenno di sbandamento, vero? Speciali sensori che riconoscono in anticipo una situazione di pericolo fanno scattare l'ESP. Forte, eh? Tu guidi e intanto lui ti addrizza le curve, ti pialla i dossi, ti riempie le cunette. Se poi inserisci anche il cruise control, non ti devi nemmeno più preoccupare di tenere il volante. A questo punto, l'unica cosa che ti resta da fare per essere uno di loro è scegliere tra i modelli Brabus, Pulse, Passion, Pur e le infinite tonalità dei loro body panels che vanno dal Light White al Jack Black fino ad arrivare al River Silver Metallic. Oggi io ho scelto un River Silver Metallic.